trovate bentornati con un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Chiudiamo qui la nostra settimana, oggi è venerdì ma è anche il primo di febbraio, quindi apriamo un nuovo mese, primo febbraio 2019, eccoci di nuovo qua per raccontare una parte di Milano. Oggi raccontiamo una parte di Milano che spesso e volentieri diamo anche per scontato, no? Ma in realtà se ci pensate quanti sono quegli animali che nella nostra città ci fanno compagnia, ci portano in giro, perché spesso volentieri sono loro a portare in giro noi e non il contrario, o semplicemente vivono la nostra città insieme a noi. Beh, oggi parliamo appunto di questo tema, ma nello specifico poi parleremo di una marcia importante che ci sarà il 31 marzo, proprio per chiedere dei nuovi diritti, direi, non più o meno diritti, ma proprio di cambiare un po' le regole del gioco su ciò che concerne appunto il codice civile e quello che decide, quello che dice sui nostri amici animali. Lo facciamo insieme alla Task Force Animalista, qui rappresentata da noi in studio da Carolina Sala. Buongiorno Carolina. Benvenuta. E da Ingrid Alberti. Buongiorno Ingrid. Buongiorno. Benvenuta. Allora, abbiamo detto appunto Task Force Animalista. Chi mi può dire di voi due che cos'è la Task Force Animalista? Allora, la Task Force Animalista è nata per così, per unire le forze di cittadini che amano, che hanno a cuore gli animali e che hanno a cuore che cosa? Una causa importante sulla quale ci stiamo battendo da mesi, quasi da un anno, cioè dal 28 di marzo dell'anno scorso, ed è la richiesta a gran voce della riforma del codice civile in chiave animalista. Codice civile che attualmente vede gli animali come beni mobili, cioè cose. Ecco, noi stiamo chiedendo che vengano considerati esseri senzienti, soggetti, altrimenti restano uguali a un tavolo o a una sedia o a qualsiasi altro oggetto. Nonché chiediamo che vengano richiesti come soggetti di diritto, vengano considerati soggetti di diritto, perché così anche il penale dovrebbe adeguarsi, e nel caso di pene finalmente ci sarebbe la certezza della pena, no? Nel momento in cui venissero riconosciuti i soggetti, e quindi ci sarebbe anche un inasprimento di pene. Noi ci siamo costituiti così in questa task force animalista proprio quasi un anno fa, con il primo corteo che abbiamo fatto, che è stato il 6 maggio del 2018, proprio richiedendo a gran voce la riforma del codice civile. E poi ne abbiamo fatto un altro invece a questo punto nazionale, un corteo nazionale al quale hanno partecipato 12 regioni e 15 città, sempre chiedendo ancora una volta la riforma del codice civile, sempre in chiave animalista. Abbiamo aperto anche una raccolta firme su firmiamo.it. E adesso stiamo preparando, e il 31 marzo ci auguriamo che tutti siano uniti in questa cosa importantissima, quindi che vengano con noi cittadini, associazioni, partiti anche, perché purtroppo ci sono anche quelli a cui dobbiamo fare riferimento, si devono unire tutti, venire tutti il 31 marzo a Milano alle 15 davanti a Palazzo di Giustizia. Da lì partirà un corteo che spero veramente faccia parlare, perché le leggi non si cambiano solo davanti a un Parlamento, le leggi o dentro un Parlamento, le leggi si cambiano anche con l'opinione dei cittadini. Alla fine il popolo dovrebbe essere sovrano, no? Insomma, soprattutto siamo in un paese democratico, e nel momento in cui le persone si uniscono a forza è importantissimo, perché riformando questo codice civile otterremo tantissimi privilegi, cioè finalmente gli animali godrebbero di diritti per quanto riguarda tantissime cose, che siano gli animali d'affezione, che siano gli animali, tutti gli animali, perché gli animali in degli allevamenti intensivi, piuttosto che gli animali che lavorano nei circhi, purtroppo, no? E anche gli animali che usano per l'accattonaggio con gli animali. Tanti, ecco. Infatti, gli aspetti che poi si andrebbero a toccare. Dove? Esatto. È molto interessante, che ti volevo chiedere questo, che tu sei dottoressa in legge, giusto? Sì. Invece Carolina sei una filosofa. Io sono filosofa della scienza. E attenzione, perché di questa cosa qua della riforma del codice civile se ne sono occupati i filosofi. I filosofi perché i legali, sì, vero? Ma sono arrivati dopo però, come sempre. Volevo chiedere a te, che c'è appunto, entriamo un po' più nello specifico appunto di quello che poi sarebbero
le differenze, o meglio, attualmente qual è la situazione e cosa, cosa vorreste che ci sia? Allora, attualmente il codice, appunto, come già diceva Carolina, considera gli animali come cose mobili. Infatti siamo gli animali, la tutela degli animali all'interno del codice civile è inserita nell'articolo 812 del codice. Quello che noi chiediamo è che vengano appunto considerati non solo come esseri senzienti, ma soggetti veri e propri di diritto, il che vorrebbe dire fondamentalmente che in Italia, come già succede in altri paesi, per esempio in Svizzera, abbiano delle tutele maggiori, tutele in riguardo fondamentalmente a quelle che sono soprattutto i maltrattamenti, quelli che sono anche le spese veterinarie. Nessuno ne parla, però le spese veterinarie sono un costo eccessivo per i chiamiamoli padroni o amici a due zampe degli animali, e anche questo porterebbe ad una diminuzione delle spese veterinarie, alla possibilità, e già ci sono delle alcune petizioni in giro che richiedono appunto questa diminuzione delle spese, ma di riconoscere ad esempio un sistema sanitario a livello veterinario come quello che esiste già per gli esseri umani. E questa modifica potrebbe condurci con più facilità a raggiungere dei risultati che porterebbero inevitabilmente a capire che tutelare gli animali nel nostro paese è diventata una questione importantissima. Importantissima perché all'interno degli allevamenti intensivi, inevitabilmente, purtroppo, dove non ci sono regole, non ci sono, per quanto le regole esistano, perché siamo sempre lì, cioè le regole esistono, la normativa esiste, ma non viene applicata, o può essere applicata solo a grandi linee. Quindi una maggiore tutela all'interno degli allevamenti intensivi, una maggiore tutela in merito agli accumulatori seriali di animali, perché esistono persone che non solo si limitano ad avere uno o due animali in casa, ma ci sono casi in cui nelle case ci sono anche 15-20 animali e questi animali dovrebbero essere tutelati. Ed è un problema grossissimo quello dell'accumulatore seriale di animali come di oggetti. Se per gli oggetti man mano, e Carolina qua potrebbe intervenire quale filosofa, però a livello psicologico si possono togliere uno a uno, gli animali diventa un problema più più grosso, più pesante. Quindi oltretutto ci è capitato adesso un caso l'abbiamo avuto adesso. Cioè, diventerebbe più semplice per tutti, per le forze dell'ordine, per le associazioni, per le ASL stesse, per i veterinari stessi poter intervenire in situazioni difficili, in situazioni complicate e in situazioni di poca tutela, perché avrebbe alle spalle un codice modificato. No, senza entrare dopo nei dettagli, senza, che so che è una situazione che è ancora in essere in questo istante, so che voi arrivate proprio da una situazione abbastanza grave, che però dà bene il quadro, fa capire bene cos'è la situazione in questo momento e come basterebbe veramente, basterebbe modificare pochissimo del codice civile per cambiare le cose. Allora, Carolina, magari se ci puoi raccontare un po' quello che è successo nelle giornate tra ieri e oggi, dicevi che è successo un paese dell'est milanese. Purtroppo una signora è stata mandata via dalle case popolari. Questa signora ha con sé, cioè a noi non interessa di chi sia la colpa, non è il nostro compito. Il nostro compito è tutelare gli animali. E in quella casa c'erano una ventina di animali. Purtroppo il medico veterinario che era con queste persone che hanno mandato via la signora ha certificato che gli animali al momento del
così, stavano bene. Quindi anche Paola sulla terreno, in certo modo, in qualche modo, sì, però purtroppo noi abbiamo cercato di sottolineare a questo veterinario che stavano bene fino a un certo punto, nel senso che sarebbero comunque finiti a stare male, visto che erano in mezzo a una strada. Quindi siamo in ballo da ieri con questa persona e col suo marito, che stanno in qualche modo scappando da tutte le parti per paura che questi animali li vengano prelevati tutti insieme, chiusi dentro una macchina. E una ventina tra gatti e cani. Tra cani e gatti, e purtroppo sì, anche le forze dell'ordine sono intervenute, ma hanno tutti le mani legate. Vabbè, sono soprattutto interessante questo, che metto, sono intervenute, anzi anche subito, sì, subito sì, sono state chiamate. Sì, sì, ma hanno le mani legate e ci sono le mani legate nulla, per un insieme di cose, perché un veterinario ha dichiarato che stavano bene, non c'erano estremi per il sequestro, eccetera, solo che questi animali purtroppo non mangiano, non respirano, non possono. Così. Il paradosso che anche in questo caso, cioè, è dalla parte contraria, il troppo amore di queste persone, sì, sta portando a una situazione complicata da risolversi, e nessuno, cioè in nessuno nessun riesce, modo si riescono a fermare. Fossero stati evidentemente però minori, forse qualcosa in più sarebbe accaduto. E una delle cose, ecco, che hanno sottolineato, se nel paradosso le forze dell'ordine, è stato: il nostro codice ci impone questo. Noi non possiamo, abbiamo le mani legate, non possiamo muoverci in nessun altro modo. Io poi immagino appunto anche quindi, sì, che magari avremmo voluto, per cioè, sì, sì, ma sono che stati quindi purtroppo motivo, no, si stanno muovendo gli animalisti, no? Alcune delle guardie, eccetera, e si tutti in cerca adesso di questa macchina che vaga con tutti questi animali a bordo, e vanno trovati per aiutare questi signori, che sicuramente bene non stanno, e soprattutto a noi interessa la salute a questo punto degli animali, perché l'amore può diventare patologico. E in questo caso evidentemente c'è una patologia, sì, in atto, punto. Dopodiché noi ci stiamo occupando anche di altre cose, perché sì, abbiamo una e per cortesia firmate tutti, sì, adesso c'è un nuovo regolamento ATM, oh, che è vigente dal ATM su Milano e Interland, vigente dal 2018, ma solo adesso lo stanno proiettando su tutte le metropolitane, eccetera, per cui si pensa che insieme all'aumentare del biglietto a 2 euro faranno anche probabilmente dei controlli in più. Quindi il nuovo regolamento tratta gli animali come, ancora una volta, beni mobili, li tratta come oggetti, come bagagli a mano, imponendo delle regole fortissime, severissime, escludendo alcuni tipi di animali dai mezzi ATM. Ma quello che sconvolge è escludendo anche delle fasce orarie. Escludendo le fasce orarie, ci sono persone che trattano gli animali come i loro figli, se li portano in ufficio. Devi portare un animaletto dal veterinario d'urgenza, non puoi portarlo. Ecco, quindi alla faccia dell'ambientalismo, quindi dovremmo andare in giro tutti in macchina, e invece in macchina, oltretutto, molti non hanno la possibilità invece di muoversi, o non ce l'hanno, quindi diventa, cioè, una roba che è veramente anche quello da medioevo, ecco. Quindi andate a firmare su charge.org e la petizione è diritti animali contro ATM Milano, quindi andatela a cercare, firmatela, perché ancora una volta ripetiamo, il popolo ha dei diritti, cavoli, diritti e anche dei doveri, doveri etici. Spesso vedere sugli animalisti, insomma, si dice tutto e contrario di tutto. Spesso vedere forse un certo tipo di movimento animalista anche esagerato a volte in certi modi. Vedo invece mi piace molto questo vostro approccio nel dire: noi sì, siamo per tutelare degli animali, ma ad esempio, nel caso di cui parlavamo prima, qui c'è sicuramente un malessere da parte dei due umani, certo, invece che poi di incontro porterà un malessere, sì, sugli animali. Cioè, cerchiamo di fare in modo che si viva bene tutti quanti. Cioè, a quel punto, guarda, io ho imparato una cosa in 50 anni di amore di animali e di attivismo: ho imparato che chi ama gli animali ama, e c'ho anche i capelli bagnati perché non ho fatto tempo di asciugarmeli, essendo in ballo con quella cosa lì. Portati benissimo, portati da Dio, compiuti il 28 dicembre, auguri, grazie.
sì, però c'ho la menopausa in atto, ma quello chi se ne frega. Dettagli. Cioè, dettagli. Ecco, però, aspetta, stavo dicendo una roba importante che ho dimenticato. Allora, ti interrompo, così ti batti in mente, perché nel frattempo invece ci stanno scrivendo, ad esempio, Alessandro Guanzinoli, che fa i complimenti, dice, sono felice di far parte del gruppo del genere perché ce la faremo a cambiare il codice civile. Sì. Insomma, lui è ora il più giovane di noi, ha 18 anni ed è studente in agraria. Ah, vedi? Sì, e comunque, ecco cosa stavo dicendo. Questo è molto importante, perché quando si dice chi ama troppo gli animali, oppure la solita retorica, ma dovreste pensare agli esseri umani. Sì. Chi ama gli animali ama anche gli esseri umani. È il contrario che è difficile da trovare. Chi ama solo gli umani è difficile che riesca a amare anche gli animali. Ma l'empatia, quella roba lì che ti insegna ad avere, così, a sentire il dolore dell'altro, a sentire le emozioni, a capire il perdono, la compassione, quella roba lì te la insegnano più gli animali che gli esseri umani. Punto. Quindi non è che gli animalisti non si occupino. Io sono un ex educatore del carcere minorile, ci ho lavorato 13 anni con i ragazzi, tuttora mi occupo di minori. Ma noi fondamentalmente ci occupiamo delle fasce deboli. L'anno scorso abbiamo fatto raccolta coperte per i clochard, per i loro cani. Cioè, non è che aiutiamo il cane e il clochard lo lasciamo senza vestito. È interessante la cosa che dicevi prima, anche ad esempio sull'accattonaggio, che il codice civile si è cambiato, no? Quindi potrebbe anche aiutare molto quel discorso, perché dicevi, su quello dell'accattonaggio c'è quasi un business ormai. No, anche, c'è quasi, c'è un c'è business, un business, c'è un business legato anche agli animali. Legato sì, soprattutto agli animali, perché moltissimi situazioni, ora se tu vedi sinceramente, diciamocelo, ma questo non è che per essere etichettati come razzista, fascista, no, no, è una questione pragmatica. Tu vedi il bulgaro ubriaco fradicio che ti chiede l'elemosina, ci pensi su a dargliela, oppure quello che sai che poi va a usare l'eroina piuttosto che... Però se vedi che è lì col cagnolino che sta male, sei più incentivato, non noi che magari portiamo la scatolina al cagnolino e la minestra al bulgaro, ma alle persone comuni, anche perché è più facile far finta di niente, magari mollare giù una moneta per discolparsi, no? Che agire chiamando le forze dell'ordine, che chiamando questo, quello per un controllo, telefonate, chiamate le forze dell'ordine, dovete richiedere gli interventi, esistono delle leggi comunque regionali, comunque anche cittadine, dove anche lì l'accattonaggio fino a un certo punto si può fare con gli animali, perché gli animali non devono essere gravidi, gli animali non devono stare male, gli animali, cioè quando avete un minimo di dubbio su quello che vedete, telefonate sempre alle forze dell'ordine, segnalate, non lasciate che siano sempre i soliti, non so se si può dire, quattro stronzi che lo fanno, perché l'abbiamo detto perché a un certo punto comunque veramente qualsiasi cosa vediate, qualsiasi cosa vi sembri anomalo, voi segnalatelo, fate una telefonata, segnalatelo ai vigili, segnalatelo alle forze dell'ordine, a chiunque, non prima di segnalarlo su Facebook, prima di segnalarlo sui social. Fate una telefonata, segnalate l'eventuale maltrattamento e verranno controllati. Se ovviamente la comunicazione viene mandata prima sui social network, inevitabilmente queste persone, vi assicuro che loro sono collegate anche loro ai social network, e rischiamo di non trovarli più, si rischia veramente. Questa è una cosa che ci hanno detto più volte, ed è una comunicazione che è stata inserita anche nelle scuole, un comunicato da parte della polizia, proprio per cui si dice che qualsiasi segno di maltrattamento deve essere segnalato alle forze dell'ordine, in modo tale che loro possano intervenire per prime. A proposito, c'è un altro manuale al quale io avevo partecipato alla stesura, che si chiama proprio Alla radice della violenza di specie, e io mi ero occupata proprio del capitolo sull'accattonaggio, avevo coordinato questo, era a cura di Marco Strano, del dottor Marco Strano, che è criminologo nonché psicologo nonché dirigente della Polizia di Stato. Abbiamo fatto questo manuale, che è stato distribuito a tutti gli organi di polizia, nelle scuole eccetera, perché è importante l'informazione. A volte gli stessi organi di polizia non sono informati, per cui anche purtroppo quando tu chiami i vigili, la polizia locale, a volte ma questo è legale, ma non possiamo intervenire, allora cominciate a guardarvi le leggi. Noi come ci siamo accorti che doveva essere riformato un codice civile? Perché purtroppo
Io personalmente ho ricevuto un furto di animali, ma non è un rapimento per il codice civile, è un furto. Quindi, come se mi avessero portato via un tavolo. In quel momento ho capito che forse ci dovevamo fermare, che non si può sempre solo salvare un'anima alla volta, ma si deve provare a salvare il mondo intero. E per salvare il mondo intero animale bisogna riformare il codice civile, se no non ne usciamo più. Quella è la base, deve essere la base della riforma animalista. Ricordiamo bene come può essere il primo passo, che è appunto il 31 marzo, ore 15, vi aspettiamo tutti, mi raccomando, alla Marcia Animale su Milano, partenza ore 15, Palazzo di Giustizia. Marceremo tutti insieme, uniti, associazioni, cittadini, partiti, tutti quelli che vogliono, possono supportare questo evento. Vengano a marciare con noi per farci sentire. Le manifestazioni servono, non è vero che non servono. Certo che se siamo in 100 servono fino a un certo punto, ma se siamo in 10.000 facciamo parlare, la gente inizia a parlare, inizia a esserci il problema. Quindi nel 68 abbiamo cambiato il mondo, le manifestazioni a qualcosa sono servite, quindi l'importante però è agire, perché postare, condividere solo su Facebook, scusate, ma non serve. Serve scendere in piazza, serve farsi sentire, essere uniti. Non basta che condividiate, non basta che ci siano mille. Noi abbiamo una pagina su Facebook che si chiama Riforma del Codice Civile, che è proprio la pagina ufficiale di questa riforma, alla quale noi, una pagina ufficiale per un certo modo, ci sono anche altre persone parallelamente che si stanno occupando da tanto tempo di questa cosa, e sono gli avvocati di Animal Law, sono anche molto bravi, molto organizzati. Noi ci occupiamo più di sensibilizzazione, forse la popolazione, no? La gente comune, e di trascinarli in strada. Ecco, quindi la nostra pagina è Riforma del Codice Civile, da lì trovate tutte le petizioni, l'evento Marcia Animale su Milano, però in quella pagina ci sono quasi 1300 persone iscritte. Peccato che all'evento siano iscritti in 262, non ci può essere questa discrepanza, non ci deve essere quelle 1200 persone. Il buon Mark Zuckerberg fa di tutto per, ecco, appunto, bravo, gli algoritmi, cose strane, insomma, sì, non è demerito vostro, non è demerito, speriamo, ma comunque non importa, demerito non demerito, amicizie, antipatie, mettetele da parte, venite giù con noi in piazza, perché sennò non ne usciamo più da sta cosa. La cosa importante è veramente che partecipino tutti. Dalla signora con il cagnolino a quella con il gatto, io purtroppo con i miei conigli non posso venire, io verrò da sola senza conigli, però che ci siano tutti, perché è una cosa che interessa a tutti, che coinvolge tutti. Veramente non è un gioco politico, un gioco di parte, è un gioco, un qualcosa veramente di forte, che deve convogliare tutte le forze di tutte le persone. Incluso portate anche i bambini con i vostri cari, che sarà comunque una bellissima manifestazione. Diamo anche le coordinate però per seguire direttamente voi della Task Force Animalista, come possiamo trovarli, dove appunto possiamo dalla trovarli? Pagina della riforma del codice civile, comunque siamo tutti amministratori, tutti la coordiniamo. Poi sulla Marcia Animale su Milano, fino al 31 marzo l'evento resta, poi lo salveremo, per cui comunque saremo reperibili anche lì. Perché è molto interessante, appunto, questa task force nasce così quasi spontaneamente, sì, tra cittadini, no? Sì, nasce su cittadini uniti per la stessa causa. Quindi stiamo partendo da questo primo evento, appunto, del 6 maggio del 2018, abbiamo proseguito il 30 aprile con l'aiuto di altri colleghe, amiche, avvocati, Daniela Russo, che è una grandissima amica e avvocato, e Aurora Loprete, che è stata anche l'avvocato che di Angelo. Che ci sta in questo momento e vi saluta da parete. Ciao Aurora, ciao Aurora. La Daniela non ci sta guardando, la Daniela Russo, avvocato Daniela Russo. Ecco, sono tanti che stanno guardando, mi è caduto il nome proprio adesso. Anche loro, insomma, meravigliose. Ecco, per cui siamo un gruppo, oltretutto, di persone belle preparate, ecco, fior fior di avvocati, filosofi, dei grandi attivisti, perché tu puoi avere tutte le lauree del mondo, ma se non sei stato per strada, purtroppo certe cose non le hai viste, non le puoi raccontare. Idem se sei stato solo per strada e magari non hai anche una preparazione.
Noi in modeste parte abbiamo tutte e due. Abbiamo io tutte due. Io anche tra l'altro all'interno di le mie vacanze le ho trascorse in un rifugio per animali recuperati. Quindi c'è anche questo. C'è... La materia è ben conosciuta, diciamo, ecco, in tutti quindi... i suoi aspetti. L'energia, come potete vedere, non manca, prova. Freddo boia, freddo che caso, domani avrò 40 di febbre, ho il capello bagnato fradicio. Si stanno asciugando, asciugando i capelli. Come vedete, teniamo di più all'essenza che all'apparenza. È arrivata, insomma, sta nevicando ancora, l'avete visto dalla nostra meteo che ha poco fa. Per noi è importante l'essenza, chi se ne frega dell'apparenza. Anzi, sono giorni, mi sa che difficili questi comunque per certi animali. Giorni della merla, con la neve, un freddo che appunto essendo giorno bella sempre si vuole sentire, insomma anche con i nostri amici animali diventa, attenti, sì, credo, no? Sì, decisamente, bisogna veramente fare in modo che non siano fuori al freddo. Se avete, a proposito, se avete coperte, se avete piumini dismessi, qualsiasi cosa, portatele comunque nei canili. Aiutate i volontari che li raccolgono, perché su Facebook è un continuo richiedere anche pappe, perché ci sono tanti animali randagi, ci sono tanti animali che hanno veramente bisogno di tutto. Immagino, infatti, perché insomma, diciamo, a parte mi sa Aschi e San Bernardo che in questi giorni fanno festa, gli altri giustamente poveretti soffrono invece. Ma certo, il clima, e poi un'altra cosa, per cortesia, e questo ci tengo proprio perché mi è capitato giusto un paio di mesi fa di dover portare un rondone al Bosco di Vanzano. Zago, che è questo posto meraviglioso lasciato al WWF da un cacciatore pentito, perché ogni tanto capitano anche quelli buoni, pentito, e ha lasciato ettari di terreno a Vanzago. Cosa aveva questo rondone purtroppo? Aveva un filo intorno a una zampina, ma era un cucciolo oltretutto. Perché un filo di che cosa? Un filo di palloncini. Perché la gente troppo spesso li lascia andare, troppo spesso questi palloncini a un certo punto scoppiano in mare, e quindi in mare vanno a ledere tutto l'ambiente, ma soprattutto se li mangiano i delfini, se li mangiano i pesci, e scambiandoli a volte per meduse, soprattutto se sono di colore chiaro, eccetera, piuttosto che si intrecciano sugli alberi, e quindi gli uccelli poverini vanno a ripire. Non buttate bricioline in mezzo al, perché io l'altro giorno ero con il mio avvocato, la Daniela, e a un certo punto mi sono messa a dirigere il traffico dei piccioni in mezzo alla strada, perché purtroppo queste bestioline, che apparentemente denigrati, trattati da tutti malissimo, in realtà sono molto intelligenti, sono molto fedeli, più fedeli dell'essere umano, ecco, e quindi vanno rispettati anche loro. Cioè, piccole accortezze civiche dovremmo rimettere nelle scuole, l'educazione civica, l'educazione etica, insegnare la compassione ai ragazzi, ai bambini, per gli animali, per gli altri esseri umani. C'è troppo materialismo, non gliene frega più niente a nessuno, la gente va, tu ti sei lì in Duomo, scavalchi le persone e gli animali per terra, dentro queste case fatte di cartone, e la gente è lì col pacchettino dello shopping, non gliene frega niente, ma per carità di Dio, fate tutto lo shopping che volete e benvenga, però fai anche una telefonata se vedi che uno sta male, se vedi che ecco, quindi bisogna sensibilizzare. E siccome noi contiamo di più sulla nuova generazione che arriverà, che su di noi purtroppo, che ormai abbiamo dato, è importantissimo che ci siano delle riforme anche a livello scolastico e istituzionale, quindi è proprio all'interno delle scuole, ve lo dice un educatore, ecco, sensibilizzate, rimettete la educazione civica, etica e... Va bene, allora io davvero, ragazzi, vi ringrazio tantissimo. So già che quando vado a casa mi dico: ho dimenticato di dire sicuramente quindi ci richiamerai prima del 31. Il tempo neanche che arriva al cancello, tanto siamo simpatiche. Prima del 31 ci torniamo, grazie. Ci vediamo sicuramente il 31. Poi ci fate sapere come vi seguiremo il 31, ci fate sapere come è andata il 31. Insomma, seguiremo questa vicenda. Sono molto interessato anche al discorso della petizione su ATM. Ricordate la petizione proposta da Trasforma Animalista su change.org per diritti animali contro la revisione di questo strambo, verrebbe da dire, regolamento ATM, che insomma prevede orari, tagli, insomma.
come al solito, biglietto da pagare, biglietto da pagare ovviamente, quindi date 2 euro per anche per l'uccellino. Insomma, per il vostro pesce rosso pagare 2 biglietti sul tram non sarebbe male, per ATM insomma magari invece insomma, sarebbe da rivedere un attimino anche questa cosa. Davvero grazie tantissimo, grazie Carolina Sala e Ingrid Alberti da Task Force Animalista. Ci vediamo il 31 marzo in piazza, comunque avete visto davanti a Palazzo Giustizia, avete visto l'evento, comunque trovate tutte le coordinate anche dentro il nostro Marcia articolo di oggi e dentro e nei commenti a questa diretta. Grazie mille, grazie, buona giornata, grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento torna lunedì sempre qui in diretta con una nuova puntata di Good Morning Milano. Buon weekend e ricordatevi domani sabato 2 siamo in diretta dalle ore 14:30 dalla piscina Cozzi con la partita di serie A1 femminile di pallanuoto Milano contro Catania. A presto e buon weekend.